Talvolta occorrono pochi elementi per essere felici. È sufficiente uno spazio all'aperto per giocare, ad esempio uno sgambatoio, un gong, dell'acqua e tanto amore. È il caso di Billy e Rocky, due cani ospiti nella struttura che si trova alla periferia di Fano, ossia il canile del Ragano, che grazie alle cure delle volontarie, che spesso rinunciano ai propri spazi liberi, si prendono cura di loro, sin dalle prime ore della mattina, così come di altri 60 cani, tra cuccioli e cani adulti. Per oggi siamo in compagnia di Billy e Rocky, chi sono? Rocky è un cane fantastico, è qui dal 2019, ha circa 7 anni, è un cane molto docile e praticamente è stato ritrovato insieme ad altri cani in un appartamento e il suo proprietario era morto e quindi loro vegliavano sul proprietario, diciamo, della casa. Tutti sono stati riportati qua al canile e quasi tutti adottati, sia gli 8 cuccioli che altre 2 femmine, mentre Billy, detto Napoleone, e anche lui è un cane docilissimo, molto molto buono, ed è arrivato qua anche lui circa 3 anni fa e anche lui ha 7 anni. È un cane praticamente che ha un forte contatto con chi lo fa giocare, quindi lui vorrebbe giocare all'infinito con questo gong che noi tiriamo nello sgambatoio e poi ce lo riporta, e anche lui purtroppo fa parte di una rinuncia di proprietà. Giorgia, invece alle sue spalle abbiamo Sirio. Sì, Sirio, bellissimo Sirio. Lui è stato abbandonato insieme alla sua mamma un paio di anni fa e altri 2 fratelli, anzi una femmina e un altro maschio. La femmina e il maschio sono stati adottati, è rimasto lui con la mamma. Sono tutti e 2 meravigliosi. Sirio è anche oggettivamente bello perché è di una bellezza secondo me stravolgente, vero amore? E ha un carattere bellissimo. Un'esperienza è quella del volontariato che potrebbe cambiare la vita, un lavoro serio e insostituibile, ma soprattutto un'alternativa per avere un po' di quell'amore che solo un animale domestico è in grado di dare. Noi come volontarie siamo una ventina e facciamo parte appunto di questa associazione Impronta Ribelle, che serve a sostenere e ad aiutare il canile del Ragano, in quanto noi oltre a assistere ai cani promuoviamo anche iniziative, dunque per le adozioni oppure raccolte alimentari, per appunto invogliare, incentivare e far conoscere quella che è la realtà del canile e sponsorizzare l'adozione. È una cosa che fa bene al cuore, fare volontariato, noi cerchiamo di fare il possibile per questi poveri animali che ci sentiamo come fossero tutti i nostri cani. Chi pensa di comprare un cane, che magari si sente pronto ad accettare un cane nella propria famiglia, questo è un appello: prima di acquistare un cane, passate qui. Venite a vedere, perché non mi puoi chiedere ce l'hai piccolo e grande. Per loro basta l'amore, basta la famiglia e basta che uno li porti a spasso e si accontentano. Secondo me quello che ti dà un cane preso da un canile, a maggior ragione adulto, è una cosa che ti fa stare bene adottarlo, fa stare bene lui ma fa stare bene anche te.